Ripeto il titolo che abbiamo fatto in cronaca: dall'inferno al paradiso in pochi minuti. Dall'infarto al paradiso, perché alla fine del primo tempo devo dire che oggi ho rischiato veramente l'infarto, perché non si può vedere una partita così, un primo tempo giocato non male, malissimo. Un po' un déjà vu era. Correndo malissimo tra le altre cose per il campo, non abbiamo preso una seconda palla noi, sembravano in 15 loro. Poi? E poi probabilmente con qualche accorgimento la squadra ha cominciato a giocare, ha preso fiducia e credo che il Pescara, se gioca così, se la può giocare con tutti. L'infarto quanto ci è andato vicino, Presidente? È molto, però pure qualcun altro forse ha rischiato qualcosa. Pillon dice? Ha rischiato la panchina? No, non parlo di Pillon, Parlo di tutti, non solo di Pillon, perché la colpa non è mai di una persona sola. Quindi diciamo che intanto il presidente è ancora arrabbiato, però adesso è contento dopo quei 90 minuti. Ma come fai a non essere contenti dopo aver ripreso una partita che nel primo tempo, se prendevamo 6 gol, non avevano rubato nulla? Oggi il Pescara, lo possiamo dire, presidente, che ha blindato i play-off con una scintilla che potrebbe far riscattare il Pescara del girone d'andata? Ma secondo me dobbiamo ancora migliorare molto, perché il Pescara visto oggi, ripeto, se poi alla fine del primo tempo sei un po' sfigato e prendi altri 2 gol, poi la partita non la riprendi, quindi non si può arrivare a prendere tutto quello che abbiamo preso nel primo tempo per reagire. Noi, l'ho sempre detto, abbiamo raggiunto la salvezza con tante giornate di anticipo. Divertiamoci, ma divertiamoci non significa andiamo a ballare, divertiamoci significa giochiamo a pallone e cerchiamo di imporre il nostro gioco, perché ce l'abbiamo. Va bene Massimo, abbiamo capito che il presidente Sebastiani, nonostante la vittoria, è molto molto arrabbiato. Qual è stato il cambio che le è piaciuto di più nel secondo tempo dal punto di vista tattico, che le ha fatto rivedere un po' un Pescara diverso? Ma io credo che i cambi giusti siano stati fatti poi alla fine, perché Del Sole ha giocato 20 minuti e non sapeva dove andare. Del Sole deve giocare sulle fasce e con Sottil dall'altra parte e Mancuso in mezzo abbiamo visto il Pescara giusto. Alessandro in mezzo al campo e Gas fa la mezzala, perché quello è quello che deve fare. Questo deve essere recepito, questo messaggio, perché è arrabbiato il Presidente. Ma o lo recepiscono o non lo recepiscono. Ci fermiamo qui, non diciamo, anzi vogliamo dire un po' al pubblico come si è riacceso alla fine, questo le fa piacere, anche perché ho visto che ha fatto questo comunicato giustamente qualche giorno fa per i fatti di Lecce, ecco, ne vogliamo un po' parlare, sia della festa finale sia di quello che è successo a Lecce. Ma la festa finale fa piacere, quello che è successo a Lecce è inqualificabile, purtroppo sono cose che non dovrebbero succedere. Devo dire che anche il Lecce si è messo a disposizione, quindi anche loro hanno preso le distanze da queste persone, però purtroppo ancora in Italia succedono queste cose.